Roberto muta li passi, il candidato a sindaco della coalizione di centro-sinistra di Agropoli, ha disertato il confronto pubblico organizzato dal locale Circolo di Legambiente, svoltosi ieri presso la sala Giovanni Paolo II di Agropoli. Erano presenti i candidati a sindaco Elvira Serra, Massimo Laporta e Raffaele Pesce, che hanno discusso insieme al presidente di Legambiente Agropoli, Mario Salsano, sulle potenzialità territoriali che la città può esprimere attraverso la valorizzazione ambientale e delle criticità attuali esistenti. Roberto Mutalipassi, nonostante avesse ricevuto l'invito da 15 giorni, non si è presentato all'incontro. Ha inviato però un comunicato all'associazione ambientalista che nel momento in cui doveva essere eletto ha ricevuto la contestazione del pubblico presente in sala. L'attivista di Legambiente a quel punto ha dovuto ritirare la nota e il dibattito è andato avanti. Adesso, poiché il dottor Mutalipassi ci ha fatto pervenire l'intervento scritto, la professoressa Letteriello lo leggerà. Poi i candidati, se vogliono, hanno 5 minuti di tempo per continuare e dare un loro contributo. Allora, io non sono una del... Non, spieghiamolo, io sono un'associata... Non è un comizio, per cui non c'è la possibilità del contraddittorio, quindi non è un dibattito. Allora, un atteggiamento inaccettabile, quello di Mutalipassi, che si sottrae ad un confronto pubblico, baluardo di democrazia e confronto, soprattutto su un tema cruciale, l'ambiente, colonna portante negli obiettivi per lo sviluppo sostenibile.